punti sui quali deve muoversi sono obbligati, sono le strutture tradizionali dello Stato sabaudo, fascista e della società borghese. Deve appoggiarsi continuamente su questi e su questi riesce a incidere. Il tema della continuità è molto forte, anche perché ci volevano degli esperti amministratori. Allora, gli amministratori anche di età fascista, che spesso avevano un'ascendenza liberale, sappiamo che nei grandi centri, ma nei piccoli centri spesso e volentieri, erano ottimati del luogo, che continuavano a detenere queste cariche, naturalmente indossando la camicia nera, ma senza una particolare qualificazione mobilitativa, insomma. Quindi questo è un fatto di cui da tenere presente. Qualcuno, alcuni, molti hanno visto nel pubblico sociale un modo, una passerella per fuori discussione. Tanti? E abbastanza. Chi? Abbastanza soprattutto l'opinione pubblica moderata, che è molto forte. Certamente tutta la piccola borghesia, il personale delle amministrazioni pubbliche, eccetera, contavano molto su questo. Di più non ti so dire, perché francamente non sono andato a fondo in questo.